In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente. Ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato». Siamo alla seconda settimana di Quaresima. Se ci avete fatto caso, i Vangeli del giorno non si susseguono come nel tempo ordinario. Lì viene scelto un Vangelo e si legge capitolo dopo capitolo. In Quaresima, come in altri tempi forti, i brani del Vangelo invece saltano da una parte all'altra, come quando ascolti una playlist di canzoni su Spotify. La puoi ascoltare un brano dopo l'altro oppure random, cioè a caso. Ecco, potremmo dire quindi che i Vangeli in Quaresima sono proposti random, ma a differenza di Spotify, la regia che li sceglie ci vuole consegnare un cammino spirituale ben preciso. Cosa stiamo quindi imparando? Anzitutto che abbiamo un Padre, che è nei cieli e che quindi noi siamo figli e fratelli fra di noi. Di conseguenza ci dobbiamo voler bene, soprattutto lo dobbiamo al fratello più debole, quello che è affamato, assetato, malato, bisognoso di accoglienza. Ma Gesù ci ha anche insegnato che non dobbiamo fare gesti eroici per volersi bene. Magari basta un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli per guadagnarsi il paradiso. Sì, è vero, occorre essere perfetti come il Padre vostro è perfetto, ma poi Gesù ci spiega che la perfezione non è l'esemplarità dei puristi, dato che Gesù stesso ha scelto come discepoli dei peccatori e non dei giusti. Piuttosto la perfezione che Gesù chiede è la misericordia, il sapersi perdonare e il perdonare il fratello. Ecco, dopo aver sviscerato per due settimane tante tematiche spirituali, oggi Gesù prende a modello gli scribi e i farisei per dirci cosa invece non dobbiamo fare. Ecco, se volete seguire il Vangelo, non dovete fare come gli scribi e i farisei, che pensano di essere giusti e ci credono anche. Questi si sono seduti alla cattedra di Mosè, ma più che seduti sono saliti in cattedra per farsi notare e compiacere. Altra cattedra rispetto a quella di Pietro, che fra l'altro abbiamo festeggiato pochi giorni fa. A Pietro viene consegnata la cattedra, a lui ignorante peccatore, ma viene consegnata perché è capace di piangere e di piangere amaramente per il suo peccato. E gli viene consegnata perché con umiltà ha sempre cercato il perdono del suo Signore. Ecco, Gesù dice degli scribi che dicono e non fanno, e noi invece facciamo quello che diciamo? Siamo testimoni limpidi di valori che insegniamo poi ai nostri figli, ad esempio? Oppure ci riteniamo giusti al punto di non metterci mai in discussione?
Ricordiamoci che il termometro della nostra ipocrisia è proprio il giudizio sull'altro. E quanti fardelli buttiamo addosso all'altro, al nostro fratello, ai figli ad esempio? Quante aspettative abbiamo su di loro? Aspettative che noi magari abbiamo disatteso nella nostra vita. Un bellissimo film che oggi vi consiglio è 100 chiodi di Ermanno Olmi, decisamente il mio regista preferito. Un professore si libera della vanagloria dei libri come strumento di potere sugli altri e su se stesso e li inchioda al pavimento. 100 libri, 100 chiodi. Il protagonista diventa maestro non più alla maniera dei farisei, ma alla maniera di Gesù. O è forse lui che rappresenta? Questo film non saprei dire se si trova gratuitamente su internet, bisognerà cercarlo su qualche piattaforma a pagamento, perché ovviamente non vi consiglio, e vorrei che non lo faceste, di andare a scaricare su siti illegali.